Salve ragazzi, io sono Painmaster ed eccoci di nuovo su Resident Evil 7. Nello scorso episodio siamo riusciti a scappare dal nostro nuovo genitore e adesso ci ritroviamo in questa stanza che non ho ancora esplorato, ma vedo che è piena di oggetti interagibili. Perfetto, questa è già una mappa che ci sarà molto utile, quindi siamo scappati da qui e adesso ci troviamo in lavanderia. Qui c'è una cassa. Ah, è una semplice cassa come quelle che ci sono in tutti i Resident Evil per posare gli oggetti che al momento non ti servono. Quindi, siccome questa moneta antica occupa uno spazio nell'inventario che potrebbe essermi utile in futuro, direi di spostarla nella cassa. Questo è un fluido chimico e un'erba! Ci sono le erbe come nei classici Resident Evil. E si può utilizzare... Ah, vediamo anche che... Ah, c'è la cucitura, gliel'hanno ricucita proprio la mano. E vediamo che la nostra vita è visualizzata nell'orologio da polso del protagonista. Questo fluido chimico invece può essere utilizzato per creare nuovi oggetti, ma non ho idea di che cosa. Ah no, posso già combinare... Ah, l'erba e il fluido chimico fanno un medikit. Perfetto. Cioè, una soluzione medica. E ovviamente, come vi avevo già detto nello scorso episodio, ho cambiato adesso finalmente il tasto per utilizzarlo, non è più su CTRL, perché su CTRL ho messo il tasto per abbassarsi. In questo modo non rischio più di premerlo per sbaglio e di curarmi quando non mi serve. Andiamo avanti a questo punto. Ah no, mi sono perso questa scatola. Ah, la devo aprire, semplicemente. E contiene un grimaldello, perfetto. Ah, e mi serviva proprio per sbloccare questa porta. Oddio, suona il telefono. Hai fatto bene, Ethan? Zoe, giusto? Che cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al bolso, è un codex. Attento, e non perderlo. Che tipa. Non è il commento che avrei fatto io, che tipa. Ok, ha detto che possiamo scappare dal salone d'ingresso, quindi dobbiamo attraversare questo corridoio e arrivare qui. Il problema è che so che incapperemo in qualcosa di spiacevole. Guarda che ci penso. Indietro c'era anche qualche cassetto che dovevo aprire col grimaldello. E preferirei farlo prima di andarmene perché non si sa mai. Ah, un'erba nella spazzatura. E vai. Oddio. C'è una nota. Where's my move? Has anybody... Sin mai. Non capisco che cosa si sia scritto. Qua c'è scritto un is not dead. The board. E non si capisce bene che cosa c'è scritto. Io non devo aprire questa porta, giusto? Il fatto che... Ah, maledizione, questa sedia fa sempre casino. Il fatto che bussino non mi spingerà ad aprire questa porta. Non mi ricordo esattamente dove fosse il cassetto che devo aprire col grimaldello. Però sono sicuro che ce ne fosse uno. Oddio, che schifo, hanno gli scarafaggi pure nel lavandino. C'è il vento. Ah, possiamo vedere fuori dalla finestra. È già diventata notte e sta piovendo. Qui c'è l'enigma. Manca un pezzo della figura, semplicemente, quindi dobbiamo cercarlo. Qua ci sono delle foto. Ah, questo tizio. Il suo viso trasmette un senso di arroganza. Era il tizio col cappuccio. Mentre questi due sono i genitori. È quella coppia di svitati di prima. Questa in teoria è l'unica via di fuga che ci è rimasta.
Però mi manca il pezzo della figura da inserire per aprire la porta. Quindi devo esplorare meglio e cercarla. Proviamo ad andare di qui. Ah, ecco, l'ho trovato subito, era esattamente qui. Il cassetto che dobbiamo aprire. Però contiene solo una soluzione medica, che non è quello che stavo cercando in realtà. Potrei addirittura usarla però, dato che comunque vedo che ho delle macchie di sangue sullo schermo che potrebbero indicare che ho qualche ferita, anche perché mi ha colpito comunque una volta col badile il pazzo nello scorso episodio. Sembra fragile, potrei usare qualcosa per romperlo. Interessante, devo cercare un'arma. Qui invece c'è il nastro adesivo che non possiamo levarlo se non abbiamo un oggetto specifico, che non ho idea di che cosa possa essere, ma probabilmente sarà un paio di forbici o qualcosa del genere. Forse qui in giro. Ah, bussano ancora. Oddio, Apri. oddio. Ehi. Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è a casa sua? Cosa? Io no, no! D'accordo. Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti. Mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Perfetto, Cosa vuole sapere? iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Che me ne faccio di un coltello? Ah, e abbiamo la nostra arma, finalmente, con la quale possiamo rompere la cassa. Munizioni. Presumo possa anche esserci utile a tagliare finalmente il nastro adesivo. Comunque, piccola nota personale, non mi piace molto il doppiaggio in italiano. Per carità, il doppiatore del protagonista è un professionista, lo rispetto, rispetto il suo lavoro, però non mi sembra la voce adatta a questo personaggio. E in più non mette la giusta intonazione alle cose che dice, non ci mette la giusta enfasi. Anche prima nel discorso, quando ha preso il telefono e ha detto che tipa, non mi sembrava il commento adatto, non mi sembrava l'intonazione adatta a quel commento. Sembra come se gli abbiano detto di doppiare il gioco senza mostrargli effettivamente le immagini di che cosa stava andando a doppiare, e quindi lui stesse andando a feeling. E non sarebbe neanche così strano, perché in diversi videogiochi è successo così in passato. Vabbè, andiamo avanti tagliando questo nastro adesivo. Comunque, non so perché, ma ho un brutto presentimento. La vedo grigia per quel poliziotto. Mi sa che non farà una bella fine. Ah, lui è Dobbiamo andarcene già qui. immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece? È il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, si fermi! Aspetta, ho perso tutto d'accordo! Oddio! Oh mio Dio! Ma mio Dio! Ma non me l'aspettavo così in fretta! Ma tu sei pazzo! Ma sei un pazzo! Diavolo! Io ucciderò tutti uno per uno! No, 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 no! No! Via, 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 via! No! Che cavolo! Mi ha ucciso! Ah no, no! Non mi ha ucciso, non mi ha fatto a pezzi con la pala. No, ma basta! Maledetto, maledetto! Ma che succede? Mi sono impallato in questa posizione, non riesco a muovermi. Oddio! Ah!
No, no, non ero pronto, non sapevo che cosa dovevo fare. No, per favore, dimmi che non devo ricominciare da capo. Ah no, fortunatamente non devo ricominciare da capo. Wow, cioè, devo dire, la scena della morte del poliziotto è stata fatta in maniera fantastica. È incredibilmente cruenta, ma è fatta benissimo. Non me l'aspettavo che morisse subito, esattamente nel momento in cui l'avevo detto, però era anche un po' prevedibile che non sarebbe sopravvissuto, perché sarebbe stato troppo bello che ci salvava subito adesso. Cioè, in realtà non troppo bello, perché sarebbe finito il gioco. Non pensavo si potesse tagliare una testa con una pala, comunque. Incredibile. Però effettivamente è affilata, perché deve scavare nel terreno. Ok, ora non mi devo far... Ah, ma c'è la pistola a terra, perfetto. No, non mi ucciderai per niente tu. Stai lontano da me. Non ci provare. Ti ho detto stai lontano. Ho detto lontano. Oddio, meglio che me ne vado. Ma che sta facendo? Ma non ha più una pala adesso. Che cos'è? Oddio, ha un'ascia gigantesca. Ma stai lontano, non voglio niente da te. No, no, mamma mia. È dietro di me, lo sento. Dov'è? Dov'è finito? Devo stare attento perché ho colpi contati. Devo fare tutti i headshot. No, l'ho mancato. No, cavolo, ho finito i colpi. Coltello. No. Ci hai provato. Ah, questa volta sei riuscito. Ehi, ma come ti permetti? No, non penso proprio. Curati. Meno male che avevo recuperato sto coso prima. Ma che cavolo? Non sarà una cosa un po' esagerata? Come lo devo combattere adesso? Oddio. Cos'è questa? Non ho fatto in tempo a leggere, non ho fatto in tempo a leggere. Qui cosa c'è? Oddio. No. No, 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 no. No, 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 no. Ah, è così che ha rotto la pala, ok. No, ha preso l'accetta. Allora, giochiamocela bene. L'ho distanziato un po', recuperiamo tutti gli oggetti. Questa è una soluzione. Penso sia uno di quei sacchettini per fare i medikit. Vediamo lì dentro cosa c'è. Munizioni. No, non ci provare, non ci provare. Qui cosa c'è? No, è vuota! Maledizione, mettono casse vuote. Chiave della macchina. Entra, entra, entra assolutamente. Accendi, accendi, accendi. Come si accende? Sì, la posso usare io. La dovevo usare io tutto questo tempo. Dove sei? Dove sei? Che ti spiaccico, maledetto. Ti spiaccico. Anni di GTA mi hanno insegnato qualcosa. Vediamo se ti piace questo. Oh, dovrei aver vinto. Non si sta rialzando più. Oddio, ma che... Che cazzo... Oddio, no! Come cazzo ha fatto? No, no, no. Forse ho capito cosa devo fare. Devo sfondare quella porta. Devo sfondare la porta del garage. Oddio. No, no. Ma che cazzo? No! Oh sì, adesso facciamo un bel giro. No, 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 no! Cazzo! Oddio! È morto? No, no, è vivo. Fa delle espressioni facciali.
Anzi, è incredibile che io sia vivo. Oddio. Ha preso fuoco. Mi prendi in giro? Oh, ragazzo, guarda cosa hai combinato, bastardo. Lo sai. No, sì che è finita qui, vattene. Mollami, mollami. Questa volta me la sono cavata. Dovrei poter combinare anche un'altra soluzione medica. Una direi anche di usarla subito, perché non si sa mai. Non so se sono sprecate utilizzarle con abbastanza vita a disposizione. Poi magari mi direte voi nei commenti. Adesso, prima di andare avanti, controllo bene di non perdermi niente. Probabilmente devo salire lì. Quindi via sto coso. No! Adesso ho la tua attenzione. Tra poco ne vedrai di mie belle. Cazzo! Questo è completamente pazzo. Cartucce per fucile. Sì, ho trovato il pezzo. Ah, lo devo anche svitare. Figo. Oh, questo era quello che mi serviva. Ah, e presumo che con questo butto giù la scaffalatura per andarmene. Ah no, lo sposta e basta, semplicemente. E adesso dovrei poter tornare indietro. Tanto non mi frega, lo so che è infetto e che sicuramente riprenderà conoscenza tra poco. Prima di andare avanti, devi buttarmi subito in lavanderia. Oddio, ci sono dei calzini luridi appesi. L'odore è tremendo, lo immagino. Deve essere terrificante l'odore in tutta la casa. Comunque, ne abbiamo vissute delle belle in questo episodio. Una boss fight che è stata davvero spossante. E beh, direi che per questo episodio può anche essere tutto. So di non aver fatto molto, ma quel che ho fatto è stato molto impegnativo. Quindi, per ora mi fermo qui. E beh, niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.